legge che vuole stravolgere l'impianto costituzionale e dal punto di vista, diciamo così, della natura umana vuole inventare una filiazione da due maschi o da due femmine, la trovo francamente inaccettabile. È stato anche un attacco a Ivan Scalfarotto, per quale motivo di preciso? Ma che c'è stato? L'ho fatto io, ho attaccato io e ho detto che questa manifestazione è inaccettabile. Io vedo che proprio dal punto di vista democratico non si può descrivere nessuna manifestazione, ma poi una manifestazione come questa, con più di un milione di persone, con le mamme, i papà, i bambini, è veramente bastava farsi una passeggiata qui per vedere che tipo di persone erano, definirla inaccettabile, quando invece è stata una grande festa di popolo e di democrazia. Ho trovato una caduta di stile da parte di un esponente istituzionale. Poi fra l'altro Ivan Scalfarotto è anche una persona che conosco, che io reputo di fatto amica, e immagino che voglia chiedere scusa a questa piazza per una dichiarazione sbagliata. Un'ultima cosa, è stata riesumata la teoria del gender, che scientificamente insomma era un po' in calo, è stata riesumata un po' per scagliarla contro questo DDL Cirinnà. Non è un po' antistorico, in realtà un po' è obiettivamente superata? A me basta che a scuola non mi fanno vestire per forza da maschio mia figlia, poi va bene tutto. Purtroppo a scuola qualche volta c'è questa regola, che arrivano dei corsi fatti così. Io da genitore preferirei avere ancora la potestà di decidere cosa su questi temi si dice ai figli, soprattutto in tenera età. Grazie molto.